TGR, giornale radio della Sardegna. La Sardegna in zona arancione, coprifuoco, bar e ristoranti chiusi al pubblico, limitazioni negli spostamenti, sale la curva dei contagi. La campagna vaccinale non decolla, aumentano le somministrazioni, ma l'isola rimane fanalino di coda tra le regioni. Allo studio l'apertura di un secondo hub nel Cagliaritano. I Tazenda tornano con un nuovo album con 11 brani inediti, l'anteprima in rete con un video girato dalla band nell'ex carcere di San Sebastiano. Il calcio, si complica l'operazione salvezza per il Cagliari dopo la sconfitta di La Spezia, prossima sfida il 3 aprile contro il Verona. Buona giornata dalla redazione della TGR Sardegna, in studio Ottavio Pirelli, in regia Cagliari Giorgio Gaviano, a Sassari Raffaele Zucca. Sono le 7:19 in questo momento, la Sardegna entra in zona arancione, da oggi torna in vigore il coprifuoco dopo le 22 fino alle 5 del mattino, chiusi al pubblico bar e ristoranti che potranno continuare a lavorare solo con il servizio d'asporto. Sono previste limitazioni negli spostamenti al di fuori del proprio comune. Roberta Dore. Un ritorno al passato in linea con gran parte del resto d'Italia. Dopo appena 3 settimane trascorse a godere del regime minimo di restrizioni, da oggi anche la Sardegna in zona arancione. Bar e ristoranti chiusi al pubblico, ammesse solo consegne a domicilio o servizio d'asporto, chiusura nei festivi e prefestivi per le attività che si trovano all'interno dei centri commerciali. Vietato inoltre spostarsi fuori dal comune di residenza se non per ragioni di salute, lavoro, urgenza e con autocertificazione alla mano. Dai piccoli comuni invece ci si può spostare entro un raggio di 30 km, ma non verso i capoluoghi. È ammessa una sola visita al giorno ad amici e parenti, ma massimo 2 persone per volta. Di nuovo in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Regole valide fino al 6 aprile, tranne che per il periodo di Pasqua, dal 3 al 5, quando tutta l'Italia sarà in zona rossa. Restrizioni che nell'isola arrivano dopo l'ultimo weekend trascorso in zona bianca, ecco perché da Sassari a Cagliari, da Olbia Alghero, ma anche nei centri più piccoli, bar, ristoranti, locali e pizzerie sono stati presi d'assalto. Risale la curva del contagio, 4 morti in 24 ore e 176 positivi nell'isola, 3 comuni a rischio, Golfo Aranci diventa zona rossa, preoccupa la situazione anche di centri come Uri dove i positivi si sono moltiplicati in pochi giorni. Francesco Riccardi. 176 nuovi casi di contagio da coronavirus in Sardegna, per oltre la metà nella città metropolitana di Cagliari. Il numero quotidiano è il più alto dall'inizio del mese, 4 i decessi e 21 i pazienti in terapia intensiva, 178 i letti occupati per Covid negli altri reparti. Certa la presenza sull'isola della variante brasiliana del virus, individuata nel laboratorio dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari. Sul fronte dei tamponi rapidi, questo fine settimana lo screening Sardi e Sicuri ha toccato 19 comuni nel sud dell'isola, a Golfo Aranci l'ultima zona rossa dopo la Maddalena, Sindia, San Rocco e Samugheo. Per 2 settimane vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal comune, tranne quelli motivati da lavoro, salute e necessità. Scuole chiuse, come anche in paesi della Barbagia come Gavoio, Lolai e Olzai, dove i positivi sono molti meno, ma la preoccupazione resta comunque alta. Restrizioni anche a Uri, mentre continuano i tamponi e il tracciamento dei casi. Sul fronte dei vaccini, la Sardegna resta ultima per dosi somministrate in percentuale a quelle ricevute. Nel Cagliaritano si registrano i ritardi maggiori. Il punto con Rossella Romano. Nessun vaccino è andato perso, così l'ATS sulla corsa alle dosi residue, scatenata anche da false notizie riguardo la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione. Ogni giorno, spiega il commissario straordinario Ares ATS Massimo Temussi, convochiamo sempre un numero di persone maggiore rispetto al numero esatto di dosi da somministrare e stiamo valutando di creare degli elenchi di riservisti. La raccomandazione invece è quella di rispettare il proprio turno, così dopo un fine settimana concentrato sul personale scolastico per recuperare i giorni di sospensione del siero AstraZeneca, continua la campagna di vaccinazione per gli ultra ottantenni e del personale scolastico. Se nei distretti sanitari di Sassari, Olbia, Nuoro e Oristano si procede speditamente, le criticità maggiori si registrano nel Cagliaritano, anche a causa del più alto numero di abitanti. Molti ultra ottantenni sono ancora in attesa della prima dose ed è allo studio dell'ATS l'attivazione di un secondo hub per servire il territorio di Quartu, Quartuccio e Selargius, in aggiunta all'operatività dell'hub alla Fiera di Cagliari.
Si è conclusa dunque la sesta tappa dello screening sardi e sicuri della regione, 19 comuni coinvolti nella città metropolitana di Cagliari e nel sud Sardegna, tra questi anche Quarto. Alice Monni. File quasi assenti e procedure veloci per fare un tampone bastano pochi minuti. Ha fatto tappa anche a Quarto Sant'Elena, la terza città della Sardegna per abitanti, lo screening sardi e sicuri con tamponi antigenici rapidi organizzato da Regione Ares ATS. Nei grandi centri, come già è successo a Cagliari, si conferma la tendenza ad una partecipazione ridotta rispetto ai piccoli comuni. Probabilmente c'è un po' di paura delle persone che possono rischiare di non poter andare a lavoro e quindi non ricevere lo stipendio. Marco Camboni è assessore ai servizi sociali. Se fosse stata una campagna vaccinale sicuramente avremmo avuto una risposta di gran lunga superiore. Il comune di Quarto, per aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà, ha stanziato dei fondi già a partire dal primo lockdown, cominciando con i buoni spesa. Dal punto di vista alimentare sono stati stanziati 500.000 euro, adesso ci sarà sicuramente la possibilità di avere un'implementazione della risorsa. 5.200 i tamponi fatti a Quarto Sant'Elena nella prima giornata di screening. La stima previsionale di ATS era di 33.000 in due giorni. Uscirà venerdì prossimo il nuovo album dei Tazenda, tra gli 11 brani inediti il singolo La ricerca del tempo perduto, già online in anteprima. Il video della band è stato girato all'interno dell'ex carcere di San Sebastiano. Giovanni Pinna. Arriva sempre dall'est, il sole sveglia il mio cuore, col mio irrisolto amore verso te. La ricerca del tempo perduto è un omaggio al capolavoro di Marcel Proust, il titolo del singolo diffuso online in anteprima. Video diretto dal regista Italo Palmer, l'ottima prova di un attore eclettico e trasformista, le voci, la musica, i volti dei Tazenda. Per l'ambientazione è stato scelto il vecchio carcere dismesso di San Sebastiano. Testo in italiano con alcune strofe in logudorese, la canzone è dedicata al viaggio che l'essere umano compie per trovare la sua strada. Suggerisce all'ascoltatore di affrontare gli eventi senza inseguire il profumo del passato, con un pizzico di follia e con il sentimento che dovrebbe ispirare ogni azione, l'amore. Come un ruscello, l'amore nasce fresco e puro. La ricerca è uno degli 11 brani del nuovo album della band, il 20esimo. Uscirà venerdì, si chiama Antistasis, parola greca che significa resistenza. È un disco che combina tradizione e innovazione, racconta storie di vita comune tra debolezze, paure e speranze riposte nel futuro. E ora parliamo di sport con il calcio. La sconfitta maturata alla Spezia complica la strada per la salvezza del Cagliari. Adesso c'è la sosta per gli impegni delle nazionali. Il tempo sarà utile però per riordinare le idee in vista della prossima sfida contro il Verona prevista per sabato 3 aprile. Ce ne parla Davide Vannucci. Mancano 10 tappe alla fine del campionato. Leonardo Semplici vede una strada per la salvezza, malgrado il campionario di errori del suo Cagliari, che al picco di Spezia ha sperperato in attacco e ha concesso in modo maldestro ai liguri la rete del vantaggio. L'aspetto importante è che dipendiamo sempre da noi, quindi non bisogna fare tanto la corsa su altre squadre, ma su noi stessi per migliorare i tanti aspetti da migliorare e soprattutto per provare a non ripetere certi errori che anche stasera ci sono stati. Adesso c'è la sosta per le nazionali, che dovrà permettere al tecnico di lavorare con più calma sui limiti mostrati dal gruppo. Il 3 aprile all'Arena ci sarà il Verona. Come abbiamo sempre fatto da mio arrivo, bisogna rimboccarsi le maniche e credere in quello che facciamo, soprattutto io credere in quelli che sono i miei giocatori, io ci credo e sono convinto che nonostante da mio arrivo sia passato solo 20 giorni, in questi 15 giorni mi auguro di poter aiutare questo tipo di gruppo a crescere. Dopo tante incertezze, la federazione ha deciso la ripresa dei campionati di eccellenza, almeno per le società che sono riuscite ad iscriversi. Saranno 8 le squadre sarde che in un mini girone, che prenderà il via l'11 aprile, si contenderanno la possibilità di accedere al campionato nazionale di Serie D. Intanto, il presidente dell'Olbia, Alessandro Marino, eletto di recente consigliere della FIGC, esprime dubbi sul calendario della Lega Pro, con turni troppo ravvicinati a causa dei recuperi delle gare rinviate per Covid. Sentiamolo. Sicuramente una situazione di calendario molto complessa che richiederà sicuramente interventi della Lega. Il mese di aprile non credo che basti per finire tutte le partite, quindi sicuramente si dovrà sforare di qualche giorno, non so quanti, dalla fine del campionato. Non è solo l'Olbia in questa situazione, ma sicuramente noi siamo un caso un po' limite con così tanti rinvii.
In Serie D fermo anche l'Arzachena, male le Sassaresi e il Carbonia, volano invece Muravera e la Lanusei. Alberto Calvi. La gelata di primavera colpisce la fioritura precoce delle speranze dei sassaresi, che precipitano di nuovo in una crisi senza fine. Ennesima sconfitta della Torres di Archimede Graziani. Dopo essere andata in vantaggio con Origlio al 19° contro la capolista Latina, alla mezz'ora su calcio d'angolo di Giorgini arriva il pareggio di testa. I laziali si portano in vantaggio sullo scadere del primo tempo. Allegra raddoppia di testa ancora sul calcio d'angolo. Nella ripresa, dopo 5 minuti, arriva il rigore degli ospiti, che balzano in testa alla classifica e riservano il penultimo posto alla Torres. Nuovamente a Lotte Dolce, che dopo aver dominato la partita per 77 minuti vengono beffati in mischia dagli Otti con il solito calcio d'angolo dall'Atena. Sconfitta anche per il Carbonia, che cede per 2-0 in Campania contro il Savoia. Goleada della Nusei, che torna alla vittoria con un sontuoso 6-2 all'Ixius contro la Fragolese. Torna la vittoria anche in Muravera di Francesco Loi, 1-0 al Giuliano, e raggiunge così classifica il Carbonia a quota 33 punti. Le previsioni meteo. La circolazione depressionaria colma di aria fredda artica si allontana lentamente verso i Balcani, determinando un progressivo miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra isola. Ci attendiamo quindi residui addensamenti pomeridiani sui settori orientali e meridionali, associate ad isolati rovesci possibili sul Sarrabus e il Cagliaritano orientale, con fioccate sui monti oltre i 700 metri, maggiori schiarite altrove. Temperature in lieve aumento e comprese tra 12 e 16 gradi, venti moderati di grecale con rinforzi fino a 60 km orari sui settori orientali, mari ancora prevalentemente mossi, molto mosso il Tirreno. Da Matteo Tidili su informazioni dell'Aeronautica Militare, una buona giornata. È tutto, buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Sardegna.